Ciao amici, benvenuti. Dopo la recensione della GTX 1050, voglio proporvi un confronto diretto tra una 1050 appunto e una 1050 Ti per andare a scoprire effettivamente quale di queste due schede è meglio acquistare. Innanzitutto sappiamo che tra le due schede la 1050 Ti, che nel mio caso è questa Zota, che è la più potente delle due proprio per questioni fisiche, cioè la GPU GP107 integrata in questa scheda è diciamo completa, mentre quella implementata nella versione 1050 diciamo base ha uno streaming multiprocessor in meno, il che significa 128 CUDA core e 8 unità texture in meno. Per ovviare a questa mancanza, cercando comunque di mantenere le prestazioni su un certo livello, sono state aumentate quelle che sono le frequenze della GPU. In realtà c'è anche un altro grande cambiamento che a questi livelli fa la differenza, cioè la quantità di memoria RAM, che sono di 2 GB per la versione 1050 e del doppio, cioè di 4 GB per la 1050 Ti. Per quanto riguarda invece i consumi e la rumorosità, queste due schede sono tranquillamente confrontabili anche proprio nel caso di modelli differenti. Questo significa che i consumi sono molto limitati, così come la rumorosità, insomma sono delle schede molto silenziose. Detto questo, andiamo a vedere i risultati dei benchmark che ho fatto. Vado come al solito un po' veloce, quindi se volete analizzare bene e guardare i numeri nel dettaglio, mettete in pausa il video. Facendo una media vediamo che la 1050 Ti è più veloce rispetto alla 1050, come detto, in media del 12% in più. Possono esserci differenze ovviamente anche in base al gioco o alla risoluzione. Vediamo che in alcuni titoli come Doom e Hitman il vantaggio della 1050 Ti rispetto alla 1050 può arrivare anche a sfiorare e a superare il 30% di prestazioni in più, quindi in alcuni giochi vediamo che lo streaming multiprocessor, quindi unità texture e CUDA core in più, nonché il doppio della memoria VRAM, fa la differenza. Visto questo, facciamo quindi una valutazione in base al prezzo. Per quanto riguarda la 1050, si trovano a partire da circa 130€, tra le 130 e le 160€, mentre per quanto riguarda le versioni Ti, invece sono compresi i prezzi dalle circa 160€ alle 190€. Ovviamente l'incremento delle prestazioni non è altissimo tra le due, quindi in base a questo l'unico consiglio sicuro che mi sento di darvi è questo. Se il vostro budget è molto limitato, allora a circa 130€ una 1050 è senza dubbio un ottimo acquisto. Se invece potete spendere qualcosa di più, allora fate attenzione, perché c'è un momento in cui il prezzo di queste due schede è molto simile, cioè appunto attorno alle 160€, quindi assolutamente evitate di acquistare una 1050 da 160€, perché in quel caso a mio avviso è forse meglio acquistare una 1050 Ti di fascia leggermente più bassa, cioè non il top della gamma, però una 1050 Ti. Pagare questa trentina di euro in più per una 1050 Ti ne vale la pena, perché oltre ovviamente al vantaggio di prestazioni immediato, piccolo ma comunque c'è, questa 1050 Ti può durare un pochettino in più nel tempo grazie soprattutto alla memoria doppia da 4 GB che con i giochi futuri sicuramente aiuterà e farà un po' di differenza. Ovviamente più ci si avvicina alle 200€, più cala l'interesse su queste due schede. Ricapitolando in estrema sintesi, nel mio caso se volete spendere il meno possibile prendete una 1050 che però sta attorno alle 130€. Se avete quelle 150-160€ non comprate una 1050, magari un modello speciale, ma optate per un modello più basilare ma di una 1050 Ti. Io vi ringrazio ragazzi per avermi seguito in questo video, spero di avervi chiarito le idee, se vogliamo parlarne facciamolo qui sotto nei commenti. Vi raccomando, è importantissimo, condividete questo video, lasciate un mi piace e se ancora non lo siete iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un altro video, ciao!